senso di volontà, è stata è per cogliere l'opportunità data da l'amicizia, la disponibilità di Maurizio Baglini per la sua città abbia un seguito e quindi comincia a diventare un progetto culturale e io spero possa anche stabilizzarsi e crescere. A noi si è data un'occasione e l'abbiamo colta insieme a chi ha collaborato fin dallo scorso anno, insieme a chi ha ospitato Palazzo Reale, la Soprintendenza e alla Fondazione che già aiutò insieme al teatro a realizzare questi riuscitissimi appuntamenti. La risposta fu tale che sarebbe stato difficile dare un segnale di ritorno indietro. E mi sembra che si sia riproposto un'iniziativa che ha un livello molto alto e che può essere considerata un punto di partenza. Poi vedremo per fare che. Non sono tempi facili per guardare avanti con ambizione, ma invece qui ci sarebbe un'occasione ambiziosa da poter cogliere. Tra l'altro è molto interessante che da un lato si possa collaborare a rendere più vivace l'attività dei nostri musei nazionali, questo è un obiettivo importante, poi speriamo che stia facendo Dario Matteoni possa essere in grado di fare qualche annuncio, perché in queste da qui al 18 marzo se ci fosse qualche novità che magari non riguarda solo Palazzo Reale ma riguarda il Museo di San Matteo, perché stanno maturando idee nuove, progetti tentativi di rilancio e noi daremo sponda ad ogni tentativo, faremo nei prossimi giorni avremo anche un incontro con il sottosegretario ai beni culturali del Ministero dei Beni Culturali, cercheremo di accennare a questa dimensione oltre che al Museo delle Antiche Navi, no? Che sarebbe il terzo museo nazionale della città. Quindi fare lì cose che animano, credo sia importante, segno anche di una contaminazione culturale. Può darsi che a Palazzo Reale accada anche un fatto molto importante, lo dirà il maestro, che si possa... Ha aperto speranza adesso all'architetto Matteoni, concrete. Che si possa addirittura fare una delle registrazioni, con si la fa. Decca, quindi una... Che si fa. Anche questo è un altro fatto di grandissimo valore per la città, perché sono cose che non si erano mai fatte poi. E l'altra cosa importante è il teatro che espande, la Fondazione Teatro che espande la sua iniziativa, la ramifica e fa ormai continuamente esperienze che poi vengono riportate anche in teatro, che qui l'ultimo evento è a Teatro del Film, ma che intanto danno l'idea di una vitalità che è importante, il tutto fatto con risorse limitate, questa volta anche con l'aiuto di SAT, che io ringrazio per la sensibilità che ha dimostrato. Io tengo a precisare il fatto che io sono un pianista e vivo facendo il pianista, ho il privilegio di vivere del mio lavoro in senso itinerante, quindi dopo circa 20 anni di carriera nei 5 continenti ho avuto il privilegio anche grazie alle persone di Marco Filippeschi, Silvia Panichi e tutto l'operato, credo di Alda Cennetta, che facciamo un lavoro quotidiano, no? Fra tutti noi, insomma, per coordinare queste cose,
di raccogliere alcune esperienze artistiche e portarle sul video. Io non faccio un direttore artistico di mestiere, che è un'altra cosa. E tengo a precisare che non sono progetti ad personam. Io l'anno scorso sono stato presente in quanto interprete in tutti i frangenti, sia perché mi è stato chiesto e la cosa non può che farmi piacere, ma anche perché così c'erano meno fondi a disposizione e bisognava cercare di ripartire, insomma, no, dei sacrifici senza andare a chiedere troppi favori. Quest'anno, per fortuna, insomma, abbiamo aumentato l'ambizione, alzato l'asticella, e ho voluto portare quindi anche interpreti diversi. Io sarò presente fisicamente a tutti e quattro gli eventi, ma sarò interprete di due dei quattro eventi, proprio perché trovo giusto che un artista debba possibilmente far conoscere la propria città e dare alla comunità cittadina la sapienza di altri artisti. Un'altra cosa importante è che questo tipo di progettualità non è concorrenziale con tutte le altre cose molto importanti e prestigiose che vengono fatte su Pisa, nel senso che sono lezioni aperte né in senso pedagogico, cioè non è una lezione universitaria in cui si spiega passo dopo passo un frangente musicale, ma sono spiegazioni, introduzioni, guide all'ascolto a un'esecuzione vera e propria, dove però il pubblico può interagire prima e dopo. Io ho detto anche durante, nel senso che fai vari movimenti, perché no, certo, non è che il pubblico si può mettere a interrompere un'esecuzione, insomma, mentre la si sta ascoltando, però è una formula che avevo conosciuto proprio come percezione diretta in Australia nel 2002, e da allora ho cercato sempre di portarla quando possibile nei frangenti in cui mi veniva data una sorta di carta bianca. Però la mia ambizione da pisano è quella di far conoscere la mia città, il privilegio di beneficiare di questi quadri ambientali, Sala delle Arazzi, il Teatro Verdi, a colleghi artisti che possano venire da fuori, arricchire noi stessi e arricchirsi in quanto proprio protagonisti di un'esperienza. Cioè, comunque, chi viene poi e vede qualcosa di bello va via e vuole tornare più volentieri, ancora più volentieri. Quindi effettivamente il primo appuntamento di domenica prossima sì, mi vedrà protagonista insieme a Silvia Chiesa al violoncello. L'anno scorso facemmo un programma dedicato a Johannes Brahms, quest'anno è il simbolismo, quindi di nuovo una promiscuità fra arte figurativa e musica, simbolismo del violoncello. Non svelo altro particolare perché sennò poi non venite alla lezione, insomma, bisogna parlare di niente. E dopodiché ho voluto su Palazzo Reale portare due profili musicali assolutamente nuovi che non si possono trovare per ragioni anche proprio di ideologia di programmazione, né alla Scuola Normale, per esempio, né dove. Peraltro io non posso dirlo, ma insomma sono già stato protagonista, e cioè, quindi tengo a dire una volta di più, non è concorrenziale con quello che si fa e che mi può vedere come pianista. Detto questo, il crossover, cioè questo famoso nuovo stile musicale che vede la musica classica poi rivisitata nel jazz, nelle improvvisazioni, quindi mi sono servito della conoscenza ultradecennale con Carlo Guaitoli, che è un grande pianista, fra l'altro pluripremiato, Borso Busoni di Bolzano, alla Leeds Competition, ed è fra l'altro il pianista di Battiato. È un pianista di musica classica, però fa anche il pianista di Battiato. Allora, quando gli ho chiesto questa cosa, dico, vorresti partecipare a una lezione, un concerto, quindi io introdurrò il repertorio, suonare, cioè tu suonare certi pezzi, poi interagire con il pubblico, con me, eccetera. Dice sì, perché no? Allora a questo punto, se vuoi un programma che possa sconfinare anche nell'interpretazione del pezzo, sarebbe bello avere un contrabbassista. E ha fornito a Giulio Zanchi, che è uno dei contrabbassisti più blasonati, non dico solo in Italia, ma veramente a livello europeo.
E quindi qua ho sfruttato, diciamo, questo canale amichevole per avere un tour di eccellenza. E poi volevo che il salotto proprio della lezione concerto in veste cameristica fosse preso in mano da un relatore vero e proprio, Luca Ciammarughi, è giovanissimo, lo vedete se qualcuno di voi ha Sky, per esempio, su Sky Classica presenta tantissimi concerti, lui, redattore capo di riviste quali Musica, quindi comunque un 25enne molto introdotto nell'ambiente della diffusione musicale, ma è anche un eccellente pianista. E quindi ho detto, ma perché non fai tu un salotto? Cioè la sala degli Arazzi è talmente bella, rievoca l'atmosfera dei salotti cameristici di una volta, e lui ha inventato questo programma appunto dei salotti da Versailles a Vienna, quindi da Rameau, clavicembalista applicato al pianoforte, a Schubert. E poi, come l'anno scorso fu, come ha detto l'assessore Panichi, la volta del sottoscritto, ma soprattutto di Dario Marianelli, con queste esperienze pisane portate in teatro, quest'anno con un'iniziativa benefica del Rotary Club, quindi una serata che ha una doppia valenza di motivazione, di affluenza del pubblico, ho, visto che mi è stato chiesto, ho accettato molto volentieri di rifare un recital con un programma totalmente nuovo su Pisa nel teatro, che poi il teatro è il simbolo, è l'emblema del fattore del frangente musicale di qualsiasi città che si rispetti, portando un'altra eccellenza pisana che è il più presente, il signore che vedete, Giuseppe Andrea Labate, che di mestiere forse fa anche altro, però di fatto è un informatico e ha vinto illustrissimi, diciamo, riconoscimenti a livello internazionale di grafica multimediale.